Il ricordo dell'opera del sommo poeta Alighieri ci ha portato a Firenze, tra i passaggi segreti di Palazzo Vecchio, tutt'oggi sede del governo della città, a evocare il ricordo dell'epoca in cui prendeva forma la nostra italianità. In questo luogo i muri parlano e comunicano a noi in modo sensibile, attraverso odorato e vista, vicende di un passato remoto. Ma più che la storia percepita nell'affascinante percorso tra passaggi angusti, ripide scale e intime stanze private, colpisce la maestosità delle opere d'arte, testimoni di un tempo in cui la grandezza umana era esaltata nelle forme espressive di pittura e scultura ancora in grado di suscitare meraviglia. Apri la mente a quel ch'io ti paleso e ferma il vientro, che non fa scienza senza lo ritenere aver inteso. Esiste una maniera per fermare il tempo che inesorabilmente corre veloce, disperdendo nell'oblio tutte le frivolezze della vita, ed essa è l'occulta bramosia del sapere, l'insaziabile desiderio di conoscere che spinge l'uomo a innamorarsi del bello oltre il limite delle illusioni terrene, per trovare pace nei mondi dello spirito. Proprio questi percorsi culturali sono il divertimento ideale per l'anima, l'occasione di un ristoro ricreativo adatto a fissare nella memoria momenti eterni. Importante però è avere acquisita una non comune abilità contemplativa. Siamo nel Salone dei Cinquecento, il cuore del Palazzo di Firenze, il cuore della città di Firenze. Uno spazio che è tutt'altro che segreto, maestoso, magnifico, grandioso. Ma siamo qui perché davvero racconta al meglio la storia della città. E anche perché sopra le nostre teste abbiamo un meraviglioso soffitto a cassettoni intagliato e dorato con oltre 40 dipinti. Al centro non può mancare Cosimo I de' Medici. E noi abbiamo una grande fortuna. Possiamo andare a vedere che cosa c'è sopra questo soffitto. Siamo sopra il soffitto del Salone dei Cinquecento. Il palco intagliato di cui parlavamo è proprio qui, sotto di noi, mentre davanti a noi si apre una foresta lignea che altri non è che una meravigliosa e poderosa struttura a capriate, destinata a sostenere tanto il soffitto quanto il tetto dell'edificio. O meglio, si tratta di una doppia struttura, la prima cinquecentesca, vasariana, destinata a sostenere entrambi i pesi, la seconda ottocentesca, che si è inframmezzata per alleviare il peso all'originaria struttura. Struttura antica e ingegnosa, quella delle capriate, che permette di scaricare i pesi sui muri laterali. Ed è qui che si chiude il nostro viaggio nei percorsi segreti di Palazzo Vecchio, che ci auguriamo di poter tornare presto a condividere con il nostro pubblico e che ogni volta ci ricorda quanto la storia abbia da nutrirci, da insegnarci e da meravigliarci. Muse è un'associazione di enti pubblici, in primis il Comune di Firenze, la Città Metropolitana di Firenze, il Comune di Vinci e il Comune di San Giovanni Valdarno. È comunque un'istituzione, in sintesi, che si occupa della valorizzazione del patrimonio civico fiorentino, in questo caso siamo in Piazza Signoria, e cerca tutte le formule per avvicinare il patrimonio della città e i musei civici al mondo, alla società di oggi, in ogni sua sfaccettatura. Siamo all'interno di Palazzo Vecchio, abbiamo visto i percorsi segreti della famiglia Medici, in questo momento che i musei purtroppo sono ancora chiusi. Come vede per Firenze la rinascita, chiamiamola così?
Beh, sì, tutto questo servizio di entrare nelle case delle famiglie raccontando i nostri musei, le nostre bellezze, è quanto mai prezioso in questo momento. Noi viviamo purtroppo con grande dolore, con grande sofferenza, preoccupazione, questa perdurante chiusura dei musei, perché impedisce di impostare una ripresa anche dal punto di vista della promozione turistica. Ci auguriamo davvero che con opportuni protocolli legati magari ai tamponi, oltre che con l'arrivo del passaporto vaccinale, i musei e in generale i luoghi di cultura siano i primi a riaprire. Noi in ogni caso ci stiamo attrezzando a Firenze non solo attraverso progetti di fruizione digitale dei nostri luoghi con dei programmi anche virtuali utilizzando internet, ma anche con un piano strategico di ripartenza per le città d'arte che abbiamo inviato al governo per farci trovare pronti quando le frontiere in tutto il mondo riapriranno. Firenze ha perso molto soprattutto nel turismo. Come vede lei, sindaco, la riapertura di quest'estate? Abbiamo bisogno di coerenza e di certezze. Il presidente Draghi ha fatto capire che ha intenzione di dare delle date. Ecco, io spero che arrivino il prima possibile, perché senza certezze le città d'arte e le imprese di tutta l'industria del turismo e della cultura non potranno programmare le riaperture, non potranno prepararsi. Abbiamo quindi bisogno di sapere se davvero il 2 giugno, la festa della Repubblica, sarà la data di riapertura delle attività, di ripresa, diciamo, seppure graduale, della vita delle nostre città, della nostra economia. Perché solo con la certezza delle date noi possiamo abbassare i toni di un clima che sta diventando esasperato e possiamo impostare il lavoro per la ripresa. In questo modo l'estate non andrà persa e potremo recuperare una percentuale del turismo che avevamo nel 2019. Non appena Palazzo Vecchio riaprirà le proprie porte al pubblico, ci auguriamo presto, i percorsi segreti saranno fruibili ai visitatori prenotando con un piccolo supplemento all'ingresso di visita autonoma e quindi essendo accompagnati in visita in piccolissimi gruppi, probabilmente ancora più piccoli che prima della pandemia, ma saranno assolutamente fruibili. Quindi invitiamo tutti a venire a scoprire i tesori e i segreti di Palazzo Vecchio e della città di Firenze. Per le nuove riaperture, per la nostra città di Firenze, quali sono i progetti del Comune imminenti e a cui anche lei tiene di più? Anzitutto le grandi fiere internazionali. Firenze è una delle capitali mondiali della moda. A giugno dovremmo avere l'edizione estiva di Pitti Uomo, la più importante fiera della moda maschile al mondo. E quindi ci auguriamo di essere messi in condizione di poterla fare anche in presenza. Inoltre abbiamo l'apertura del Maggio Musicale Fiorentino, un festival che purtroppo almeno per la prima parte si dovrà realizzare in streaming. E poi abbiamo un programma di mostre pronte a ripartire già verso la fine dell'estate, a cominciare da settembre, che ci auguriamo di poter effettivamente rilanciare sia qui a Palazzo Vecchio che a Santa Maria Novella, al Museo del Novecento e in molti altri luoghi della nostra città.